Piffa al Festival della TV di Dogliani ha parlato di tante cose, di elezioni, di personaggi della politica, ma ha parlato moltissimo di lotta alla mafia, come ci ha abituato a fare. Che cosa vuol dire quel concetto di dovere morale, oltre che un dovere di tipo politico, amministrativo, che ognuno di noi dovrebbe avere? Ma quello che dico è che c'è un momento in cui il mondo mafioso si incontra con il mondo non mafioso. È una fascia dove questi due mondi si annunciano, sono contigui. E in questa fascia, quello che la gente deve capire è che non è importante il codice penale, perché tu puoi frequentare quella fascia ma non commettere reati. Lì conta la morale che hai tu, la morale che hai tu anche nel giudicare queste persone qua. Cioè, se non sviluppi una morale antimafia, non puoi aspettare il magistrato interviene nel momento in cui si è commesso il reato. Ma se tu hai una morale forte, rigida, tu non arrivi al reato. Se tu c'è una morale come antimafia, veramente quella fascia, quel mondo là non lo frequenti. Quindi un dovere di responsabilità che vale a tutte le latitudini, che va al di là del ma lui è innocente perché non è stato processato, chi se ne frega, perché io posso andare a cena, sono sindaco di questo paese e frequento, ogni sera vado a cena a casa del mafioso del paese. Non è un reato andare da sindaco a cena col mafioso, ma certamente non sarebbe da votare. È fuori luogo e non lo frequenti, quindi io non, quel sindaco non lo voterei, e non, chi se ne frega, noi siamo, non è stato condannato, chi se ne frega, la mia morale mi vieta di votare una persona simile. Questo è un concetto che se non si sviluppa non ce la faremo mai, perché affidare tutta la magistratura, la storia ci insegna che non e vale dappertutto, non soltanto nei territori controllati. Vale dappertutto, soprattutto in questo territorio dove la consapevolezza di cos'è mafioso e cos'è non è mafioso, per fortuna di questo territorio, non è così sviluppata, perché la mafia non si è mai manifestata in maniera violenta come al sud, però c'è, perché giustamente la mafia va dove l'economia è florida, e quindi viene anche in Piemonte. Grazie.